Se come abbiamo avuto modo di dirci e di sostenere in altre circostanze, tutta la musica per sua natura trascende, eleva, innalza, a maggior ragione questo vale per l'unico strumento che la teologia e la magisterialità della Chiesa ci consegna come capace di elevare potentemente le anime a Dio e alla contemplazione delle cose celesti. Stiamo naturalmente parlando dell'organo. Ho già trattato, specialmente rivolgendomi a giovanissimi, l'aspetto più descrittivo dell'organo, vi lascio il video in descrizione. E d'altra parte tutto quello che cercherò di condividere con voi in questa chiacchierata l'ho già trattato e sostenuto in altre sedi un po' più pettinate, tra virgolette, e vi lascio il link qui sotto in descrizione. Qui noi ci accontentiamo da amici faccia a faccia, anche se con la mediazione di uno schermo e della multimedialità, di farci una chiacchierata per poter condividere cuore a cuore tutto ciò che riguarda il re degli strumenti e in particolare il re della trascendenza musicale, che è appunto l'organo. Quando l'organo fa il suo ingresso nella storia della Chiesa, la sua comparsa all'interno della storia della Chiesa, cioè in alta epoca carolingia, immediatamente tutto il pensiero teologico medievale si riversa nella volontà costruttiva di questo strumento, soprattutto nel come è articolata la misurazione delle canne per poter produrre i suoni fondamentali, cioè la cosiddetta piramide del ripieno, come la chiameremmo noi oggi. Lì entra in gioco tutto l'aspetto del calcolo pitagorico in relazione all'ottava, quindi il concetto della sezione aurea, quindi l'aspetto tanto caro al pensiero medievale di armonia mundi, di quell'armonia che c'è fra il cielo e la terra, fra Dio e le creature, fra l'Altissimo e l'uomo. Quell'armonia che si trova in cielo presso Dio, secondo la sensibilità teologica medievale, si rispecchia ad immagine quasi somiglianza del creatore nell'armonia perfetta, numerica, in cui è costituito tutto il creato. Per questo i medievali vedevano numeri dappertutto e il numero assume un simbolismo sia allegorico sia mistagogico importantissimo, perché è immagine che la Terra è davvero lo specchio capace di poterci dare perlomeno un barlume, un riflesso, un'anticipazione di quello che ci aspetta nella realtà del cielo e del regno di Dio. Questo sta alla base del pensiero con cui l'organo fa la sua comparsa all'interno della Chiesa medievale e all'interno della vita liturgica della Chiesa. Dal punto di vista della vita della Chiesa che cammina nell'oggi di questo nostro mondo e di questo nostro tempo, ci possiamo chiedere a che cosa giova l'organo. A moltissime cose. È inutile sottolinearlo, ma è bene farlo perché spesso si può incontrare un pensiero che la pensa diversamente e lo guardo con grande tenerezza perché non è spesso un pensiero fondato dottrinalmente e teologicamente, ma un pensiero che scaturisce proprio dall'ignoranza del non sapere, del non conoscere e quindi non apprezzare quelle radici, quel cammino plurisecolare che ha costituito via di santità ed edificazione umana per tantissime generazioni.